Seguiamo in ambito politico, abbiamo raccolto a caldo alcune dichiarazioni tra i consiglieri di opposizione e di maggioranza. Sentiamo Maurizio Ciotola. Siamo alla 17ª legislatura e sembra essere partita abbastanza bene, con un consenso trasversale sull'elezione del Presidente del Consiglio. Grazie, ha votato a favore del Presidente del Consiglio perché è una figura garante per tutti. È una figura che deve garantire ai sardi il giusto svolgimento delle assemblee, la correttezza delle riunioni, degli incontri. Di ciò che si prende come impegno è una garanzia. Un avvio per una riforma generale delle istituzioni e della regione. Le riforme debbano essere fatte in modo condiviso, ma vanno fatte, perché qui non si decide altrimenti, non si decide mai. Noi dobbiamo decidere in fretta, riorganizzare la macchina amministrativa, riorganizzare alcune leggi che sono importanti per lo sviluppo dell'economia dei sardi. E abbiamo sentito il Presidente Comandini parlare della condivisione politica anche all'opposizione sostanzialmente. Condivido il discorso del Presidente Comandini perché il bene dei sardi deve venire prima di qualsiasi appartenenza politica, soprattutto sui temi come quello della sanità. La sanità non ha colore, non è né di destra né di sinistra, ma i sardi necessitano di risposte immediate. Ecco, l'agricoltura, fino a qualche giorno fa c'erano i trattori per strada, fino a Bruxelles, insomma, qui a Cagliari pure, tutti i porti erano bloccati, è una risorsa importante per un'isola come la nostra. Sull'agricoltura si è soliti intervenire sempre col carattere dell'emergenza e dell'urgenza, è chiaro che va fatta una programmazione per un settore che è primario per la nostra regione e naturalmente vanno aperti i tavoli con lo Stato, con l'Europa.